Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buonasera dalla redazione, mercoledì 3 dicembre, quinto appuntamento con l'informazione. In apertura, nelle scorse ore il Pentagono ha confermato l'intervento dell'aviazione iraniana contro l'ISIS lungo il confine tra Iraq ed Iran, un intervento compiuto nei giorni scorsi contro le postazioni dei militari jihadisti mal di fuori della coalizione internazionale a guida statunitense. L'ammiraglio John Kirby ha rivelato maggiori dettagli. I caccia F4 dell'Iran hanno attaccato i membri dell'ISIS nella provincia di Diyala, nel nord-est del paese. Anche il segretario di Stato americano John Kerry ha commentato: è evidente che è un bene se l'Iran colpisce l'ISIS, ma per gli Stati Uniti nulla è cambiato nella politica verso Teheran e quindi non c'è nessun piano di coordinamento tra la coalizione guidata da Washington e gli iraniani, ha precisato Kerry, sottolineando che la decisione di Teheran è lecita. I raid aerei sono stati però giudicati inefficaci dal presidente siriano Bashar al-Assad, per il quale non portano a risultati reali. Il presidente di Damasco è stato intervistato da Parimatch. Di parere opposto, invece, i ministri della difesa dei 60 stati membri della NATO riuniti a Bruxelles, per i quali la campagna comincia a ottenere risultati e che l'avanzata dello Stato islamico in Iraq e Siria sarebbe stata fermata. Cambiamo argomento: migliorano le condizioni di salute del medico di emergency italiano colpito da Ebola e ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. Il paziente non ha più la febbre, a quanto riferiscono i medici, tuttavia persiste la sintomatologia dei giorni precedenti. La prognosi resta riservata. In chiusura è arrivata l'ufficialità della notizia dell'accordo tra il ministro della difesa della Croazia, Ante Kotromanovic, ed il presidente della società israeliana Brodosplit. Quest'ultima fornirà 5 navi militari alle forze armate croate per 385,4 milioni di krune, ovvero oltre 50 milioni di euro. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 19:30 circa. Vi auguro una buona serata.